L'ASU di Teramo, al fine di completare il polo servizi universitari iniziato con la nuova residenza universitaria, ha presentato l'imponente progetto per la creazione di un centro sportivo polivalente, accessibile anche al circuito della Federazione Italiana Sport Disabili. Il progetto, diviso in 4 punti, prevede il recupero dell'ex baccheria, destinandola a palestra con servizi annessi, realizzazione di un campo sportivo coperto con strutture in legno lamellare, area parcheggio e sistemazione di un parco verde per attività sportive quali corsa campestre e mountain bike. È un impianto accessibile al 100%, tutto l'impianto, ha una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e riguarda il recupero di una vecchia vaccheria, è circa un ettaro l'area circostante, ci sono delle vecchie stalle che possono essere facilmente, come dire, facilmente no, insomma, con un intervento, poter essere recuperate anche come spazio urbano. L'impianto sarà volto principalmente su tutti i tipi di attività sportiva, la pallamano, la pallacanestro e il torbol, e quindi sulle tre linee di attività, come dire, di chi ha difficoltà di deambulazione o visive, per gli sport, quindi per i non vedenti, per i paraplegici e per la pallamano. Passo importante, un progetto ambizioso che sosteniamo con convinzione, perché non è soltanto un progetto tarato sull'esigenza, diciamo, ristretta del territorio, ma guarda anche con molta apertura a un livello molto più ampio, e soprattutto questo ampio coinvolgimento coinvolge una fascia sociale, perché è tutto pensato insieme al Comitato Paralimpico. Credo che la realizzazione di questo progetto sarà davvero un fiore all'occhiello per la città di Teramo e per la regione Abruzzo. Un'iniziativa importante che io colloco all'interno di una dimensione culturale, perché quando questo genere di iniziative nascono dai centri universitari, che sono luoghi di cultura e formazione per antonomasia, e come dire, rievocano lo sport come pezzo di diritto di cittadinanza per le persone disabili, credo che sia il messaggio più bello che si possa mandare. Ma lo sport paralimpico è esploso, naturalmente c'è sempre qualcosa da fare in più. Negli ultimi anni credo che abbiamo segnato risultati non tanto e non solo dal punto di vista agonistico, sotto il profilo squisitamente sportivo, ma anche culturale, di impatto, di comunicazione. Però naturalmente c'è sempre molto di più da fare, perché rispetto al numero delle persone disabili che potrebbero essere avviate allo sport, quelle che oggi lo praticano sono sempre poche e noi non ci accontentiamo.